dipinto la locandina della rassegna I colori del cinema è proprio la sua, quella di Renato Casaro. Al maestro trevigiano è dedicato l'ultimo appuntamento della kermesse della Puglia Film Commission nelle sale della Mediateca regionale di Bari, con la proiezione del documentario L'ultimo uomo che dipinse il cinema di Walter Bencini, opera che riassume le tappe fondamentali della vita e della carriera del pittore, illustratore e cartellonista, la cui notorietà ha varcato i confini europei. A raccontare la sua grandezza, Dario Argento, Carlo Verdone, Enrico Vanzina e Aurelio De Laurentiis. Nella sua lunga carriera, Casaro ha creato manifesti cinematografici per film diretti da Bertolucci, Argento, Houston, Coppola, Leone e Tornatore, solo per citarne alcuni. I western all'italiana hanno trovato in lui uno straordinario comunicatore, tanto che Quentin Tarantino lo ha chiamato per creare dei finti manifesti vintage da utilizzare in C'era una volta ad Hollywood. Com'è stato lavorare con Tarantino? Ah, è stupendo, poi oltretutto mi fece una bella dedica di riconoscenza, molto bella, molto sentita, per cui è stata un'esperienza unica, perché pensare che un soggetto così importante come Tarantino, come regista, come uomo, viene a cercare a me, che oltretutto adesso fossi a Roma ancora, magari nel giro del... sto a Treviso. Nel film lo chiamavano Trinità, a quanto pare è nata prima la locandina che il film stesso. Ecco, in questo caso è stato uno storyboard praticamente che io ho fatto prima che girassero la scena. Il produttore mi disse: guarda, c'è una scena che vorremmo fare con Teresin steso su una barella, quella degli indiani, e dice: preparala, così poi il regista su questa scena fa l'inizio del film. Anche Fellini dicevano, a proposito, che i manifesti cinematografici si fanno amare dalla gente perché sono come le canzonette, ti riportano a quei momenti della vita impedendoti di scordarteli, no?